Chi? Allora, scusa, allora, faccio la voce, c'è chi? La donna, l'unica festa del calendario, chi? Thank you.
ma puoi pure vederla dal Krishna al Kalala, no? Però Hanukkah inizia con una luce che muore, che arriva al massimo del buio e ricomincia con una luce fioca, no? Come ha detto il Rabbi Nachma di Brescia, una piccola luce può dissipare un grande buio. Questo è un po' il senso, dove siamo finiti nel massimo del buio e una piccola luce ricomincia a darci una sorta di ispirazione, di briciolo, di luce. Però cosa vuol dirci tutto questo? Non so chi c'era Shabbat dove a guastarla con la Valpipa, abbiamo parlato molto di questo tema. La Hanukkah è il grande incontro, scontro con l'ellenismo, no? Con la cultura greca, con l'Occidente. E non è un caso che i greci, nelle persecuzioni che hanno dato vita alla guerra di Hanukkah, volevano abolire dei mitzvot, no? Cioè non gli stava bene che gli ebrei osservassero tutte le mitzvot, ma si erano accaniti in particolare con dei mitzvot, su Shabbat, Hanukkah, Rosh Chodesh e la Milà. Chi faceva queste mitzvot era condannato a morte, no? Quindi il denominatore comune di queste tre mitzvot è in qualche modo l'imperfezione, l'incompletezza, qualcosa che non è mai pieno, il fisico, ma là c'è un'imperfezione fisica. Lo Shabbat arriva e dice: non ho finito il mio lavoro, io ho scolto una luna sempre incompleta. Allora Hanukkah è la grande risposta nostra alla crescita, no? La luce non è mai completa, la luce è mutevole. Un giorno siamo luminosi, un altro giorno siamo abbuiati, un altro giorno siamo in pienezza di folgore. E la cosa importante però è finire questa festa con una luce che inizia a crescere, no? Stasera la luna è crescente, va verso la completezza, no? Per quella festa che ci lascia non un delirio di onnipotenza e di forza, no? Ti abbiamo vinto, Gesh, non abbiamo vinto niente, no? Cioè non c'è questa grande celebrazione, ostentazione della vittoria militare, però c'è una consapevolezza che ci siamo dati luce ed energia per crescere, per riportare piano piano alla pienezza la nostra luce, che è piccola, che non serve mai come la luce dei cresci, no? Però che i cresci abbiamo ricominciato con questo ciclo. Perché ho iniziato con questo? Perché questo ha a che fare moltissimo con il nostro passo talmudico, che è un passo che ci ha riportato al grande confronto tra l'amore e la giustizia. È molto interessante leggere quello che ha scritto Papa Francesco per il Giubileo su questo testo, che si chiama Amore e Giustizia, il tema della misericordia, che è il tema forte del Giubileo.
ma senza presunzione, perché non voglio paragonarmi al Papa, ma ho letto quello che ha scritto Bergoglio, poi mi sono letto quello che ho scritto, l'ultimo capitolo del mio libro Amore e Giustizia, cioè veramente un'impostazione assolutamente opposta, no? Cioè veramente molto divergente su quella che è l'idea della misericordia, no? Di come questo approccio misericordioso, così totalizzante, così che esteticamente è un concetto bellissimo, no? Molto seduttivo come concetto, quanto è poco praticabile, quanto è poco tangibile, quanto è poco concreto, no? Poi ho ripensato anche ai discorsi che abbiamo fatto sugli ebrei di San Gallo, e quanto è molto in tema con questo passaggio, di quanto qui si parla fortemente dell'amore partendo dalla giustizia, no? Adesso non dobbiamo fare l'amore inverso, perché siamo partiti dalla giustizia, siamo passati al canto dei cantici, all'amore. Dobbiamo capire come tutto il tuo discorso torna alla giustizia. Adesso dobbiamo fare il grande lavoro di talmudisti, di trovare il filo rosso, il filo della patassa di questo brano, dove alla grande provocazione del Sadduceo, che è ellenista, carico, che dice: ma dove state voi? Cioè, ma voi con queste mitzvot siete proprio fuori. Tra l'altro è anche molto bello quello che ha scritto Paolo Giuna oggi nella newsletter di Lucei su questo tema della fede, cos'è la fede, la differenza col cristianesimo. Se la fede è un dono di Dio, o invece è un'educazione alla fede, cos'è la fede per noi. Allora, noi abbiamo visto tre risposte, tre strade per rispondere alla provocazione ellenista, alla provocazione della razionalità, della laicità, no? Questa risposta che l'etica è dentro noi stessi, che deve corrispondere all'etica della Torah, perché il problema del laico è che l'etica diventa qualcosa di molto soggettivo, cioè non si riconosce un triangolo dove c'è un vertice e dove la Torah è una etica che fa da perno, che in qualche modo è un superio di due lati che sono sottoposti a un giudizio. Invece la reazione laica è quella di dire: non riconosco un'etica sovrannaturale, metastorica, con tutti i discorsi, la religione, Dio è un prodotto dell'uomo, è una proiezione umana, tutto la sinistra hegeliana, Feuerbach, Marx, che hanno dato vita poi alla laicità, al pensiero laico, dove a quel punto un laico dice: ma io perché devo essere giudicato da un'entità superiore? L'entità superiore poteva riconoscere che c'è un'autorità che in ultimo è Dio, in medialità è qualcuno che ha studiato, che interpreta,
questa legge, che quindi è un giudice, che è un rabbino, che è un papa, che è un prete, che è una religione positiva, che si arroga il diritto di giudicare, no, cioè di avere un giudizio. Qual è però la preoccupazione di questo brano talmudico, che è grandiosa? Chi giudica il giudice, no? Cioè perché poi, e come abbiamo detto anche, prendendo a prestito anche qualche riferimento di Tolstoi che so come molto, del tema del giudice, se lui stesso è veramente pulito, integro per giudicare, no? Perché da un narcisismo della giustizia può sfociare una grande ipocrisia. Quando tu fai delle regole molto rigide dove non c'è spazio, lì nascono le peggio sporcizie, le peggio ipocrisie, nascono i pedofili, nascono i maniaci sessuali, nascono i cleptomani. Allora come sviluppare una giustizia etica? Allora dice Zedek Zedek Tietov, la Brescia di giovedì, due volte, la giustizia perseguirai, perché è scritto due volte Zedek, nella Torah. Qualcuno ha detto la giustizia giusta, che come si fa a fare la giustizia giusta? Vuol dire perseguire una giustizia eticamente giusta, che vuol dire essenzialmente non ciò che è giusto per te soggettivamente. Questo è difficilissimo, cioè far corrispondere la mia idea di giustizia a quella che è un'idea di giustizia collettiva. Allora ecco perché qua la risposta, la prima risposta, allora proviamo a ragionare qual è il denominatore comune delle tre risposte. Anzi, facciamo un lavoro su questo. Il primo dice la Torah è dentro di noi, non inizia nelle istituzioni, ok? Perché questo è un difetto diffuso nella deresponsabilizzazione. Il tempio deve essere aperto, io non ci vado, io, perché c'è qualcuno che deve tenerlo aperto. La scuola ebraica è il grande valore della comunità, ma i figli non ci arrivano. La Zedaka la fa qualcun altro. Cioè c'è sempre questo concetto della responsabilità di qualcun altro che deve essere integro e giusto. Per prima il rabbino, poi il consigliere, poi l'assessore. Questo discorso nell'etica ebraica non esiste. Non esiste. Cioè quando la risposta al mille dice la Torah è testimone per noi, o quando quell'altro dice è come uno spicchio di melograno, perché anche i più vuoti sono pieni di mitzvot come il melograno, o il terzo che è deriso da tutti gli altri rabbini perché si dedica a dei poveracci, ma tu passi tempo con questa gente, quando lui muore questi fanno dei shua. In queste tre risposte il più grande denominatore comune è il senso della collettività, è il senso della responsabilità collettiva, che c'è ancora una volta
la Kedusha di Israele è una cosa collettiva, il giusto da solo, il santo da solo, è un povero e vita asceta, ok? Un po' la comunità in clave, che pensiamo quando gli esploratori non vogliono andare in Israele, vogliono essere appiccicati alla santa comunità del Monte Sinai. Non c'era la santa comunità del Sinai, c'era, pensate anche al Sinai come luogo. Oggi il Sinai, nonostante è il luogo che è spesso il massimo della santità, la rivelazione, è un posto che non esiste più, no? C'è un posto, diciamo, sacro, che è il Kotel, sacro, sì, è un po' più sacro degli altri, no? Ma non c'è il Sinai, tu sai dove è il Sinai, ci sono pellegrinaggi sul posto dove è stata data la Torah, nessuno sa il posto esatto, no? Avete mai sentito ebrei che vanno a fare pellegrinaggio su quel posto? Non c'è. Cioè Mosè dice andate, partite da questo posto, perché la santità non è qui, no? Cioè ci sono, cioè bisogna muoversi anche pure, non è tutti ciò che poi usci a parte, dovete portare la riduscia a giustizia in un altro posto, decentrarla, perché non c'è la scelta giusta. Vuoi sapere chi è il giudice giusto? Ognuno di noi è giudice. Se nella nostra etica non siamo stoppiati tra la vita privata e la vita pubblica, e non c'è cosa più di un tribunale, e non c'è cosa più privata della sessualità. Se tu vivi una sessualità perversa, malata, schizzata, non sarai mai un giudice eticamente giusto. Queste due cose vanno assolutamente a riso. Non c'è niente la moralità. Non c'è un moralismo sessuale qua, lo apprete addirittura da un Shirashim, che è un libro erotico. Sei pazzo d'amore, ti è lecito tutto, non ci sono limiti, non c'è una limitazione alla tua vita sessuale se tu sei autentico. La fonte di questo è lo Shirashim, tutto è consentito, tutto è permesso, perché il corpo umano della persona che tu ami è il massimo della bellezza, non c'è sporcizia, ok? Allora c'è un primo indizio della giustizia e dell'amore, nel senso della collettività c'è un tema di corresponsabilità. E l'ultimo racconto, forse quello più suggestivo, questo che prende la fonte della giustizia nel pezzo che Isacco subodora, annusa l'odore dei suoi vestiti, non odorare, non legge i suoi vestiti, ma legge i suoi traditori. Allora, qui bisogna farsi carico di tutti gli ebrei cosiddetti ribelli, traditori, fuoriusciti. Perché? Perché la pisera che colui si mette in gioco a dispetto dei suoi colleghi che Dio non perde tempo con sta gente, alla fine cosa succede in questa storia? Chi ha ragione, ok?
che una volta che lui muore, tutti questi abitanti, briganti di questo posto, dicono, fino adesso avevamo uno scudo, avevamo un punto di riferimento, adesso non c'è più. Purtroppo il valore delle persone si nota quando non ci stanno più, no? E a volte le persone ci stanno molto vicine, non sappiamo mai apprezzarne il valore, pensate al vitello dove cioè, Mosè sparisce, gli è privato da Mosè, vanno da Aaron e gli dicono vogliamo un leader che sostituisca Mosè, faccio un vitello, c'è lui, c'è Aaron, li conosce da quando sono nati, è un leader anche, pur di non riconosce il valore di chi sta vicino da una vita, preferiscono un feticcio come il vitello d'oro, no? Cioè a volte lo straniero vale molto di più di colui che nasce in mezzo alle persone che ci cresce insieme. Allora stai disposto a dire a Pisea dove eravamo arrivati, ci dà il senso di quella che è il senso di responsabilità per gli altri. Questi fanno tutti teshuva. Ovviamente però da questi discorsi non si può ricavare solo l'insegnamento, ciò che ci piace di più, no? C'è l'idea del rabbino accogliente che si occupa dei poveracci, degli ebrei che non si comportano bene, e c'è pure un rimboccarsi anche da parte di questi ebrei, no? Ciò vuol dire che la mancanza di rabbiserà ti dà l'occasione di dire c'è una mancanza, no? Rimbocchiamoci le maniche, facciamo qualcosa, c'è un movimento, fatto sta che questi fanno teshuva. Allora queste sono le risposte dove eravamo giunti, eh? Adesso vediamo le ultime tre righe del nostro passo talmudico. Sì. Se non sbaglio, ha citato Alessandro Spadini. Tirdov. Tradotto per seguire, può essere anche tradotto per inseguire. Sì. Nel senso che un poliziotto che insegue un criminale persegue giustizia. Tirdov. Quindi cosa cambia? Si può essere anche violenti per la giustizia. Cioè, vabbè, infatti la barascia parla di sciopetim, pesciotim. I giudici, ci sono i giudici e ci sono i poliziotti. La Torah già parla della Mishtaya, no? Che Shotera è la stessa parola di Mishtaya, no? La Torah ha già previsto, ci sono gli inseguitori di giustizia e ci sono i perseguitori, c'è la polizia e quell'organo esecutivo, no? Che deve applicare quello che i giudici hanno stabilito, per cui ci sta questo che tu dici. Questa lettura duplice di inseguire e perseguire, che allora inizia Shovedim Peshodim, giudici e poliziotti, ti devi procurare per fare una giustizia, no? Allora, alla lettera Bette, siamo alle ultime cinque righe. Arriverà, tra virgolette, dice Shalosh Shurot. Che vuol dire Shalosh Shurot? Tre file. Shura vuol dire fila. Che ha, qua facciamo anche un po' di lingua
biblica. Secondo voi la radice di Shura è la stessa di che cosa? Brava, è la stessa radice di Shir, Shin Resh. Che cosa c'entra la chiesa? Però l'ebraico biblico, la Shira, non è tanto il canto quanto una cantica, la cantica del mare, Shira Taya. Che c'entra la cantica? Una fila. Perché la cantica deve essere strutturata, esattamente, deve essere strutturata anche dal punto di vista grafico. Avete visto il servetto, come è fatta la cantica del mare, no? Fatta, scritta in modo poetico, che come la musica deve essere una cosa armonica, deve essere una cosa filare, che fila, non può essere come sono scritti e sbattiti musicali, non può essere scomposta, per cui la fila come la cantica ha la stessa radice etimologica. Allora la Chimera qui riprende quello che ci ha detto in alto, Shalosh Shurot, vedete il secondo paragrafo che abbiamo studiato, e ci sono tre file di Talmide Chachamim. La Chimera, dopo aver fatto tutte queste digressioni, ritorna a bomba. Cioè adesso, dopo aver fatto tutte queste parentesi polimentaici, no? Come in un viaggio a Roma, a Milano, non ci ho dato dritto sull'autostrada. Ho visto l'uscita per Otte, mi piaceva questo paesetto di Otte. Sono uscito, ho fatto un giro, ci sono rimasto 3 giorni, ho fatto una scoperta. Poi però rientro nell'autostrada, perché la meta è Milano, ok? Allora dico, devo tornare a bomba. Che vuol dire queste 3 file? Amare Abaye, ha detto Abaye, Abaye, grande maestro del Talmud, Shema Minna, cerchiamo di capire l'aramaico, Shema, lo dice, ma ascolta, Minna, Minna, allora, Min, in questo caso, avverbio, da, la I, vuol dire quando noi nella casa diciamo Allahmania, l'Ahma è l'Ere, la I, l'Ere vuol dire se, questo pane, se, quindi Min e da questo, la Shema Minna nel Talmud significa sempre da questo si deduce che, ok? Capite il linguaggio molto interessante, farvi capire il modo, anche l'uso ermetico del linguaggio talmudico. Shema Minna si deduce da questo, si ascolta da questo, letteralmente si ascolta, cioè tu ascolti da questo, dai file, chi naide, ulla naide, che vuol dire naide, sempre ebraico, però ci arrivate dall'ebraico, che vuol dire nat, quando si dice gli udi hanno detto. Cos'è nat nat in ebraico? L'alta linea. L'ebraico errante, nat, errare, no? Vuol dire quando uno si muove, culle u, cullam, tutti si muovono. Abaye dice, da questo concetto, delle file, dobbiamo dedurre e ascoltare il concetto basilare, che
quando uno si muove, tutti si muovono. Impara questo concetto fondamentale di una comunità, della vita. La vita è bella. Tu ti muovi, tu cresci. Non puoi pensare solo alla tua crescita. Tutti devono crescere. È la grande differenza che abbiamo detto Shabbat tra i sogni del faraone, quelli come i maghi del faraone interpretano i sogni del faraone, come interpreta Giuseppe. E perché dei sogni? L'interpretazione di Giuseppe vanno al di là dei maghi. L'interpretazione dei maghi è tutta basata e caratterizzata sulla persona del faraone. A Giuseppe interessa la nazione, la collettività. Sappi che l'Egitto sarà povero per 7 anni, povero per 7 anni. Si interpreta un sogno, qualcosa, non lo si interpreta per la mia crescita. Devo pensare a tutti, ancora una volta. Io cresco, mi sposto, non posso crescere solo a dispetto degli altri, no? Ma devo crescere insieme ad altri che crescono e far crescere tutti quanti. Bilema e U. Ada Itana, Avaya Devna Pesha, Ashtan, motivo di Bidneme. E se qualcuno dice, se qualcuno dice, ti viene a dire, fino adesso io ero Pesha, Pesha, la parola Rosh, in testa, a capo della fila. Adesso mi hanno messo in coda. Cosa sta dicendo la Baia? Che questa mobilità del silenzio, vi ricordate i giudici che camminano, no? L'ultimo della terza fila diventa il primo della seconda fila, per cui il primo della seconda fila diventa l'ultimo della prima fila. Allora uno potrebbe venire a dirti, perché io prima ero il primo della seconda fila e adesso sono l'ultimo della prima fila? Non mi sta bene. È una visione della vita, eh? Uno potrebbe dire, se vogliamo fare un esempio ebraico, ero rabbino capo a Catania, adesso sono l'ultimo dei rabbini di Gerusalemme. Prima o a Catania c'era il trono, chiunque mi incontrava era rabbino eccellentissimo, adesso non sono nessuno. Abbaye risponde così: meglio essere Ive Zanab la Ayot. Ayot sono i leoni. Lui lo dice all'imperativo: sì, sì, Zanab, coda, ai leoni. Be alte il Rosh, la Shualim. E non essere in testa delle volpi. La volpe è un animale considerato furba, no? Intelligente, ma furba, scalta. Il leone è il simbolo della autorevolezza, della regalità. Un concetto molto bello, ma quanto applicabile, soprattutto in un'ottica di grande carrierismo, no? Di grandi scomitate, corse di arrivare per primi. Questa, secondo la Baie, il succo di tutto questo brano,
coincide con questo concetto, il succo. Ma dire, bisogna capire cosa vuol dire essere primi e cosa vuol dire essere ultimi e che cos'è la mobilità, cosa vuol dire crescere. Gli umani non la pensavano affatto così, perché Catone scrive in modo esplicito dicendo: è meglio essere il primo affascati che un porco di Roma, che l'ultimo è Roma. La visione ebraica è l'opposto, cioè meglio essere l'ultimo della terza fila di tanti saggi e persone da cui tu puoi apprendere qualcosa, rispetto a essere il primo di mediocri, no? Allora è come se il primeggiare dal punto di vista ebraico fosse l'essere coscienti e consapevoli che io ho qualcuno davanti a me, sempre, da cui imparare, con cui confrontarmi, sempre qualcuno che mi aiuta e mi stimola a crescere. No. Dove c'è un modello che è la volpe, la furberia, l'astuzia, la strategia per arrivare primi, no? Per essere i capi, per essere sempre in testa. Il primeggiare dal punto di vista ebraico deve essere seguaci di una grande fila, di una essere testimoni continuatori di una catena autorevole, di una catena dignitosa. Qua ci sta dicendo un altro concetto: senza i maestri non si va da nessuna parte, senza un modello. Allora qui torniamo all'inizio di questa Mishnah, di questa Gemara. Questo è un brano molto paradigmatico dello studio ebraico, da dove si è partiti, dalla Mishnah, molto tecnica, la Mishnah di procedura penale, civile, di come è composto, strutturato un tribunale, come ci si muove in un tribunale. Qual è la fonte di tutto questo? Si fa dell'alta filosofia, cos'è la giustizia? Quanto la giustizia trova il suo fondamento nell'amore, nell'autenticità, nella purezza, il senso della responsabilità, della collettività, di una etica che non inizia nelle istituzioni, ma in un'educazione interiore. E si finisce con quest'idea della mobilità. Che cosa significa crescere, muoversi? Non c'è etica, non c'è giustizia, amore, se non c'è movimento. Tu puoi trascorrere chi pur tutto il giorno a letto, no? Con una supposta dormi tutto il giorno, non si è mosso niente, alla fine chi pur si è uguale, identico a come sei entrato chi pur. C'è progresso, c'è movimento. Vuoi creare un'etica, una giustizia? Quando si muove uno, si muovono tutti. Da questo si deduce, secondo l'ultimo insegnamento. Ma con che criterio, con che psicologia devi muoverti? Devi muoverti con l'atteggiamento che non c'è una corsa al primo posto. E la cosa più difficile è che la cosa che abbiamo studiato in questa Mishnah
sul proprio posto e lo riconosce rispetto a se stesso, rispetto alla collettività, che è grande guasto sia per una comunità che per la persona. Quando tu pensi che ti spetta un posto che non corrisponde a quello che pensa la comunità, e viceversa, perché la comunità pensa che a te spetta un posto, tu non pensi che a te spetta quel posto. Quindi come trovare, c'è una chiamata questa che ci lancia una sfida, qual è la rappresentazione di noi e l'idea che noi abbiamo di noi rispetto al posto, alla collocazione, al movimento, rispetto a quella che è la rappresentazione oggettiva di noi, no? Molto spesso questo non ci corrisponde a quello che io penso di me, a quello che pensano gli altri di me, e viceversa, a volte inferiormente, a volte in modo invece opposto. A volte io posso dire rispetto a me stesso meno di quello che pensano gli altri di me, o a volte sopra quello che pensano gli altri. E ognuno conosce proprio Macomb, significa che la sfida è conoscere il proprio posto nel mondo, in una società, perché non è un caso che Dio si chiama Macomb, cioè ognuno deve capire qual è il proprio spazio, la propria collocazione rispetto al Macomb assoluto, che Dio ha dato a ognuno di noi un posto, no? Quello è il posto che ti è destinato, ok? Allora adesso io non so se ho rimesso i pezzi tutti insieme, ho provato a lanciare altri stimoli. Iniziamo a farlo su cosa ci ha smosso questo passo talmudico, se l'abbiamo assorbito. Secondo voi qual è il filo rosso? Qual è l'idea di giustizia e di amore che ne emerge da questo passo? E perché questo finale? Sei furbo. Come è furbo? Una sessuale volte se e cos'è? Cos'è il gruppo? Non ti ho sentito. Il passaggio dalla terza fila alla seconda alla prima è automatico. Ma metà che si vive un posto viene sentito quello che è dietro di te, ma se quello che sei dietro di te non ha capacità di occupare invece tre persone dopo. No, voi questo l'abbiamo detto, che i giudici stabiliscono chi è primo, chi è secondo, cioè perché i giudici sono maestri che ti accompagnano tutta la vita, conoscono la loro scuola talmente bene che casano che tu meriti il primo posto, tu il secondo, tu il terzo, e anche qui ci ricongiungiamo ha un'idea, chi è il giudice? Cioè chi è il che giudica? Che tu sei da primo posto, lui da terzo e tu da ultimo. Ci deve essere un giudice che stabilisce. Secondo me è automatico. Sicuramente è automatico una volta che è stato stabilito, no? Ma c'è una volta che si sceglie dal pubblico l'ultimo, cioè l'ultimo della terza fila viene scelto dal pubblico, dalla persona più saggia, più che ha qualità etiche, più qualificate, c'è una scelta, cioè è quello il momento topico, no?
dove dal primo sinedrio, che è quello di Mosè, i 71 anziani, i 71, sono stati scelti da Mosè, no? Questo abbiamo detto la prima volta, questa istituzione nasce con Mosè, quei 71 anziani, chi è di 70 anziani? Lui è il 71esimo, sceglie Mosè perché lui conosce ognuno, no? E allora ti dice che il leader deve conoscere la psicologia di ognuno, non solo la saggezza. Mosè fa questa scelta, poi gli altri a loro volta, è un'istituzione che è andata avanti funzionando. Tu non si ne hai scelto, tu sei il primo, tu sei il secondo, tu sei il terzo, certo, anche lì il Talmud racconta che ci si può sbagliare, cioè ci sono persone che possono nel corso della loro vita non corrispondere più a qui ai requisiti che tu hai immaginato, però anche qui non c'è la casualità che quando io giudico un altro, perché io mi sento eticamente giusto, no? Questa è l'idea dell'etica, perché l'etica significa decentrarsi, cioè l'etica è il movimento di un io stoppiato, che l'amore è tutto su di me, io mi amo e amandomi mi giudicherò sempre con grande amore e Dio. Io sono buono, sono perfetto, io sono intelligente, i miei figli li amo, quindi sono perfetti, dice. L'etica c'è un ulteriore passaggio, l'io deve sdoppiarsi e deve diventare un tu. E lo sforzo è io, tu, il tu, come mi giudica? E già faccio un movimento, esco fuori dal mio io, mi decento. La giustizia è un passaggio ancora ulteriore, che diventa un triangolo, dove c'è la base, io, tu, e c'è un vertice, e il vertice è un giudice che giudica in modo imparziale, io e tu. Allora, l'etica laica, in questo senso, con la deancorazione di un sistema religioso, ha un problema, no? Perché non puoi riconoscere una ingerenza, un'interferenza di tipo religioso su un giudizio iuto, perché è un superiore che si basa su un'ottica e su un'etica che è metastorica e sovrannaturale, no? Cioè qui è la grande differenza tra un sistema laico e un sistema religioso di interpretazione, perché questi giudici sono sicuramente dei giudici che giudicano cause penali, convenzionali, così anche giudici laici, ma stanno applicando la giustizia di Dio, la giustizia naturale, no? Per cui l'amore è tutto su se stessi, l'etica, io tu, la giustizia un triangolo, c'è un vertice. Che dici? Si può essere cacciati dal sinedrio se non si è più giudicati all'altezza del compito? Sì. Cioè, se una persona a un certo punto si comporta o non è più considerata tale, può essere mandato via. Il Talmud riporta diversi casi di impeachment che sono molto interessanti, e la maggior parte dei casi di impeachment sono riconducibili a causa di parentela, nepotismo. Il nepotismo è il tema più ricorrente
della non idoneità, perché c'è questa, quindi non responsabilità del singolo, perché anche qui il nepotismo è il più grande ostacolo per costruire una comunità, perché tu fai crescere, perché tu fai crescere te stesso e i tuoi, no? E non fai crescere a tutti. Come il mio capello, è quello che, cioè, è quello che dicevo, la grande poesia inizia laddove c'è un velo di tanta incuriosità che non c'è autenticità. Guardate, pensate le parachute di questo Sciampatozzo, no? È importante, non solo presto chiedere Giuseppe. Giuseppe manda i fratelli a riunire in Egitto. Potrebbe sistemarli tutti nei posti chiave. Potrebbe dire, ha detto, affido il Ministero della Cultura, tutti gli assessori all'economia. Lui dice, Alfaione, i miei fratelli sono pastori. Nella vita hanno fatto sempre pastori. E chiedo per loro un posto adatto alla pastorizia, affinché continuino a fare pastori. Questa è l'etica del lavoro. Giuseppe rifiuta i biglietti da visita. No, grandissima questa cosa. Potrebbe abusare del suo potere. Può tutto su Egitto. Diventa al loro posto, esattamente. Diventa al posto che conosci qual è il loro posto. Se tu sei adatto a fare una cosa, devi continuare a fare quella cosa, cresci in quella cosa, no? Non ti puoi improvvisare per la smania di potere a fare una cosa che non ti si addice, che non ti è propria, no? Perché non fai danno a te stesso, fai guasto a tutta la comunità, no? Anche se c'è il detto talmudico, in un posto dove non ci sono uomini, sforzati a essere uomo, no? Che vuol dire, secondo il Talmud, che se in una comunità non c'è nessuno che si mette in gioco per un certo ruolo, devi sforzarti tu a imboccarti le mani, anche se non sei capace, no? Questo è tanto un grande discorso, che quante volte uno dice, i rabbini devono avere i modelli, no? Purtroppo in Italia uno diventa rabbino, deve prendere in mano subito una comunità, non lo sa fare, che nel suo libro al collegio rabbinico gli ha insegnato a fare il rabbino di comunità, ma non c'è stato, ti devi imboccare le maniche e fare chi ti insegna, no? È quello che è il modello. Cioè, non è un altro, non è un altro qualunque. No, gli altri tutti. Il maestro è un padre, uno che conosce la tua psiche, le tue forze, le tue debolezze, che dice, tu sei adatto a questo, no? Cioè il mondo è abilio, il mondo è abilio, ha sempre funzionato così. C'è un capo scuola che dice, tu sei adatto a quella comunità. Tu sei adatto a fare l'insegnante lì, tu sei adatto, cioè nessuno può andare qua a un posto così, no. In un ambito di democrazia, cioè traslando il tutto alla nostra società, al nostro sistema politico, diventa quasi impossibile allora, nello specifico, quando si arriva al momento di eleggere qualcuno, i singoli elettori non hanno
predestinata e merita il posto nel quale si sta presentando. Quindi la democrazia fondamentalmente mi sembra di capire che è abbastanza fallace da questo punto di vista, non può rispettare questi principi. Sì, non è un sistema democratico, sicuramente. Cioè i giudici non sono eletti dal popolo. Ma io stavo ampliando il senso più ampio, partendo dal concetto di silenzio per arrivare fuori. Allora, c'è questa idea natura molto democratica che la norma viene decisa a maggioranza, che all'interno del sistema ogni decisione si vota a maggioranza, però il sinedrio è un potere precostituito che è indipendente dalle fluttuazioni di maggioranza. Cioè, su questo perché ogni archetipo religioso non è sottoposto a maggioranza, no? Se no, gli ebrei hanno mai detto quanti ebrei sono a favore dello Shabbat, mettiamo, hai avuto il Shabbat, non c'è può essere l'idea, no? Rimane un paradigma culturale, identitario, che è assolutamente indipendente dalla maggioranza, no? Anzi, che lo Shabbat è sempre stato osservato la minoranza del popolo ebraico, no? Allora il sinedrio che è un'istituzione titolare, non funziona, non è costituito secondo la maggioranza. Questo è una delle cose che fa parte di un diritto non positivo, ma di un diritto liberato, no? Cioè ci sono delle cose, degli istituti che non sono diritto positivo, se pensiamo a quelli sui sistemi giuridici. Cioè è così, non è che qualcuno ha detto votiamo se è opportuno farci la villa, istituiamo la villa, no, sono leggi religiose per cui può essere una traslazione di questo principio dall'ambito prettamente religioso come a un ambito, diciamo, di una società come può essere quella attuale che non è città. No. Due cose sono uscite da questo punto. Allora, oggi devono gli appigli decidono solo cause religiose che sono divorzi, conversioni, e se qualcuno si rivolge al tribunale per una transazione vengono istituiti da un'assemblea rabbinica, che è l'assemblea rabbinica italiana, che viene nominata sulla base delle circoscrizioni territoriali, però per questo tipo di cause che vincono il rabbino capo di una città può scegliere con gli altri due giudici, che però non devono avere conflitti di parentela, di interessi, no? Il rabbino capo di una comunità e oggi contemporaneamente giudice della sua comunità, non dappertutto, che per esempio a Londra, Parigi, c'è l'istituto del rabbino capo e del pettine, che è un'altra cosa, un altro istituto. In Italia non è mai stato così. Qui stiamo parlando del sinedrio. Equivale a una Corte Suprema. Più che Corte Suprema è il Parlamento che decide tutto. Politica,
organizzazione, tutto quanto. Allora io lo vedo il prossimo, però voglio fare questo spiegare, è molto divertente, è la cosa del compito, e quello facciamo delle coppie, cioè che chiamo delle coppie, e cerchiamo di insieme di capire il filo rosso, cioè ricogliamo questa pagina insieme, e porto delle schede su cosa bisogna fare. Poi facciamo l'ultima parte, dato che la sera è del 10 di 20, che è il giorno dedicato al Kaddish per tutti i morti della Shoah, dedichiamo l'ultima 20 minuti così a uno studio e al Kaddish per la Shoah. Ok? Così, è così seduttiva. Bisogna imparare ad ascoltare in silenzio. Grazie.